attenzione alla scala, signore. Comunque, ecco, dottore, ecco, purtroppo in questa casa non si capisce più niente. Si ricorda da quando lei ha messo piede in questa casa un disastro dietro l'altro proprio. E che è colpa mia, non ci capisco. No, nel senso, per farle ricordare il momento. Ma che detto così sembrava che ero stato io. Dottore, mi dica, in che cosa ho sbagliato? No. Se lei mi dice, signora, ha sbagliato, io ammetto le mie colpe. Ma assolutamente. Che ha sbagliato? Lei ha fatto il possibile, si accomodi, si rilassi. Segga con me, dottore. Ha fatto di tutto, sì. Posso prendere una sedia? Sì, ecco. Beh, ho trovato pure l'auricolare, vedi, sì, stava là a terra. Che meraviglia, vedi che poi le cose si trovano. Lei ha fatto di tutto, ha provato, non anche funziona. Ha preso 12 cani, non funziona. No, fa shh. Ad oggi, ha preso 12 cani. 12 cani. E quindi ha provato a sostituire. Perché? Anche la cagnetta. Sì, ho pensato, chiodo scaccia cane, no? Com'è chiodo? La chiodo scaccia chiodo. No, ma quello era un cane. A scaccia cane è nata cosa. A scaccia cane. Perché no, ho pensato, capito, con altri cani dimentica, sì, l'Ofelia. L'Ofelia, ma che una F, sì, gli, sì, ho regalato prima un bellissimo Schwarzenegger, ma non gli è piaciuto. L'attore americano? Lo Schwarzenegger, quel cane, il cane. Il cane è un attore particolare, ma a me piace. E lo Schwarzenegger è quel cane con quel pelo, sai il pelo proprio, il pelo. Il pelo, che tutti i cani hanno il pelo. Credevo anch'io, no. Poi ho scoperto il veliero. Non ce l'ha. Quindi che il veliero è liscio. È liscio perché come è nella panza. Il mio polpaccio. Che c'è del polpaccio col veliero? È proprio te nella panza come un polpaccio mio, veliero. Sai qua? Che le specie di coniglie spallacchiate che corrono. Veloci, veloci, sì, veloci. Sì, e non si chiama veliero. No, veliero. Il coniglio spallacchiato, mo capisco. Hai capito? Sì, levriero. Ah, davvero si chiama evriero? No. Io pensavo veliero. No, levriero. Evriero. Levriero. Ho detto evriero. No, le dice evriero. Levriero. Con l'apostrofo. Senza, con l'apostrofo, tutta una parola. L, apostrofo, evriero. Ma no, è levriero, tutta una parola. Ma sta scherzando, ma è errore bluissimo. Ma che errore blu? Scusi, ma lei, l'ingegnere, come lo scrive? L, apostrofo, ingegnere. Bravo, l'avvocato ce lo mette l'apostrofo. Certo, L, apostrofo, avvocato. L'idraulico? L, apostrofo, idraulico. E allora perché anche la povera bestia non ce la può mettere l'apostrofo? Ma non è che è un dispetto! Sì! Ma questo che? Non mica faccio il dispetto! No! E che si chiama così? Allora lei, per esempio, come lo scrive? Lombrico! Ma è un esempio sbagliato, perché lombrico è un nome composto. Da cosa? Da L apostrofo om. Se è maschio, brico. E se è femmina? La femmina brica. Ma come si fa a vedere se un verme è maschio o femmina, scusi? Suppongo che si solleva, si abbassa lo slip e si controlla. E se vede sotto che si vede? Che non esce niente? Quello è un vermiciattolo. Grazie, in proporzione. Ma no, non c'ha proprio niente. Quello niente? È un verme. Ma no. Come fa a fare la vermetta? Ma chi ve la vermetta? Che ne so, signora? Che no, dico la verma e il verme. Ma che ne so che cosa fanno il verme e la verma, non, proprio non mi interessa. Comunque mi non credo. Si accoppiano. No, sì, si accoppieranno a modo loro, che faccio, non saccio. Signore, io non sono specializzato in vermi, guardi. No, vabbè. Diciamo che comunque mi creda, quel cane che ha preso si chiama levriero. Evriero. Quello che non ho capito è l'attore americano che non me lo. Lo Schwarzenegger, quella specie di Rod Steiger. Cioè, li pigliate a Hollywood questi cane, no. Li ho comprati alla canetteria. Che è la canetteria? Dove vendono i cani? E non si chiama canetteria. No? No. Come si chiama? Canaglia. No, che canaglia? Dove vendono i cani? Come si chiama dove vendono i cani? Canoa. La canasta. Canasta. Canzone. La casa del cane. Casa del cane. Dici, dove vendono i cani? Sì, diciamo. Quindi la casa dell'anziano dove vendono gli anziani. Dove stanno gli anziani, sì. Sì, non credevo. Comunque sono andato da Sandro Can e gli ho detto, Sandro Can, tu, il canettiere... Sandro Can. Sandro Can si chiama? Sì, si fa chiamare, il suo nome è Sandro Can. Che cosa è? Cioè, lui si chiama Alessandro Carannante, però si è messo il nome d'arte Sandro Can. Un imbecille. Sì, con la C, non col K. Ah, certo. Ha capito l'intelligenza. Perché ha messo un bacchione. In negozio ci sono all'ingresso due cellule fotoelettriche che quando passi fanno la musica. Sandro Can! C'è stato Sandro allora, Can! Sì, sì. Bravo, un idiota. Mi dico Sandro Can. Un idiota. Voglio... Il cane giusto per... Che c'è? Che è successo? No, scusi, sono il glutine qui che... Il? Ogni tanto mi viene di fare il glutine quando... Il glutine? Il glutammato. Ma che glutammato? Il gluteo? Il glutaneo, sta, sì, facendo le anbole, deve ma fare ogni tanto lo faccio. E non lo faccia uno. Comunque, Sandro Cane, che cane mi vuoi consigliare? Lui ha detto prima lo Schwarzenegger, poi mi ha detto il Rod Steiger e poi il Brad Pitt. Bravo. Ha detto i cani più forti. Brad Pitt addirittura? Sì. E costa assai Brad Pitt.
il Brad Pitt, quello feroce, signora, che addirittura ha vietato. Ho capito, Pitbull. Ha detto Pitt. No, Pitbull. Forse il mio era il cugino, cognome lo stesso. Qui sono parenti, uno fa cane e l'altro fa l'attore. Sì, sì, sì. E invece sì. Il Rod Steiger. È quello lì. Quale? Il Rod Steiger è quello con tutti quei quelle specie di colori. Quelle, medaglie? No, le medaglie, okay. No, e quei pezzi, come si chiama? Ah, i colori. Ah, sì, ho capito. Ho capito qual è il Rod. Hai capito? Quello focato. No, hai capito? Che c'è, sì? Chi l'ha affogato? No, non mi mette le parole in bocca. Che l'ha affogato? Focato, non ho detto affogato. Se uno vuole dire affogato, io ho detto focato. Che vuol dire? Le macchie tipo bruciature. Madonna mia. Che cosa? E chi lo brucia? Povera bestia. Chi lo brucia? Nasce così. È bruciato. Nasce, ma no, bruciato. O brucine. Alla o brucine alla nascita. Sì, e stanno a barare piccirilli, cioè, mamma mia. Che sta dicendo? Ma chi è che brucia i cani? Ma chi li brucia i cani? Chi sapeva che se mangiamo qualcuno, ma addirittura che bruciano proprio. Ma chi è che si mangia i cani? Cioè, ci sta chi si mangia i cani. Forse i cinesi. Lo credo. Mamma mia. Ricordo quei bei cani, no? Quale? Li conosce quelli, come si chiamano i... buongiorno, buongiorno. Buongiorno. No, buonasera, buonasera. È stata buona, è stata buona. Ciao Brim, ciao Brim! Uè! Sì. No, no, no! Sì, lo chiamano così spesso! Ma che cosa? Sì, così lo chiamano! Ma che scocchezza, signora! Mamma mia, questi glutei proprio mo... Quelli sono cani delle che vanno sulla neve, quelli là grossi, sì, no. Grossi, tipo leoni! Lei dice il... qual è il... Laskin? Laskin? L'Alaska? Ma che è l'Alaska? Laski? Quello è Laski, questo qua si chiama... Quello larghi? Sì, ma questo si chiama Chow Chow! Ciao, ciao. Ma così saluta quando lo mangi? Non è che si saluta, è ciao, ciao. Ciao. Oh, buongiorno, buongiorno. No, sembra un saluto. Ma non è un saluto. Hai capito qual è? Comunque? Sì, ho capito, ma io non ho capito chi è. Il Rod Steiger è quello cattivo. Rottweiler. Vabbè, la signorina Rottweiler, sai, quella lì. Sì, la signorina Rottweiler, va bene. E quell'altro chi è invece? Lo Schwarzenegger, è quello cattivo, pure lui. Ho capito qual mi è. Mi ha dato i tre cani più cattivi, sì, del riccio, mondo. Sì, riccio, col pelo lungo, un po' riccio. Non so se era di cognome, sì, dice? Sì, si chiama Riccio di cognome. Ti ricordo che erano cognome. Cioè, riccio, riccio, riccio. Ah, sì, gli avevano fatto in quel momento i bigodini. Sì, si aveva fatta permanenza. Si chiama, quello si chiama Schnauzer. Vabbè, sì, quello lì. No, e neanche gli è piaciuto. E per forza. Poi solo ho detto, quasi, gli prendo, non mi ricordo, il Samsonite. No. Il Samsonite. E che, aspetta, ma c'è... che pure quello è grandissimo. Sì, ma uno solo o tutta la trussa, ti pigliate, signore? Che cos'è? Tutta la trussa chi? Ma che è su Samsonite? La truppa. Ma che truppa? Il Samsonite, quello grosso che fa le barzellette, si ricorda? Sì, e mica si chiama Samsonite. No? Quello si chiama Sansone. In italiano? No, no, anche in inglese. Cioè, davvero? Ma non è, chi è italiano? Non è Samsonite? No, signora. Pensavo. Sansone, tra l'altro quello è il nome del cane. Sì. Non è la razza. La razza? La razza Alano. Vabbè, questo non è significativo. Ce l'hanno tutti. Lei... Anche le altre razze. Che funge, non ho capito. Sansone, ce l'ha anche lui, sì. Che cosa ce l'ha? Quello che ha detto lei, non mi va di ripetere. Ma che ho detto? Ho detto Alano. L'ha detto lei, io lo so perché ce l'hanno tutti. Anche gli altri che avevo comprato l'avevano. Ma che cosa c'hanno? L'ano. Che secondo lei mi metteva a dire Alano? E lei l'ha detto! Ma che mi mette a dire se tiene tutti i pezzi? Ha capito quello? Ma è logico che c'ha tutti, c'hanno tutti i cani, c'è Alano e la razza, è tutta una parola. L'ha voluto. Allora da quell'Alano grande grande sono passato a quello piccolo piccolo. Chi è quello? Il piccolo? Civas. Il Civas. Il più piccolo. Ma bella bottiglia, il Civas, se sta scordando. Il Civas, quello che lui ha scoppiato. Sì, quegli occhi un po' a palla. Bravo, il Civas. Ma che Civas, si chiama Chihuahua. Il Chihuahua. Il Ciwa! Qua! Ma no! Ma che? C'è mio marito nello studio! La smetta! Ho capito, mi sta perforando con quello sguardo, con quel pizzetto! Ma quale pizzetto? Il Ciwa! Qua! E dallo guava! Ma che guava? Mica sto facendo la canzone! Non mi faccia il guà sul guà! Ma che guà sul guà? Quello si chiama così il cane, Ciwa! Ciwa! Ma chi le c'è il piccerilli? Ci levano uno, non si vede proprio più! Il Ciwa! Un altro piccolo che gli ho preso è quello lì, la cosa... quello che ti danno il resto. Ti danno il resto? È un piccolo Carlo. Un piccolo Carlo? Carletto, il Carletto. Il Carlino.
Carlino. Il resto del Carlino, il resto ha avuto la si chiama Carlino, non danno il resto, signore. Questo è il giornale. No, Carletto. Poi gli ho preso come si chiama lo slip? Lo slip addirittura? Sì, lo slip maschile. Il boxer. Boxer? Ma non è lo slip, è un cane. Sì, sì, il boxer. Quello è. Quell'altro che fa, non so, il 3-4 quanto fa? Il 3x4? No, 3. Eh? 3-4? 7. Quello. O setter? Sì. Cioè, signor, ma manco 7 riesce a dire, perlomeno che alla c'è fine, dopo avergli preso lo scialle. Lo scialle quello tutto bello capelli freddo, lo scialle quello tutto piegato. Lo sciarpei. Lo sciarpetta, la non sera. È una sciarpetta, la pascimina. A un certo punto ho detto, non ce la faccio più. Ma anch'io. Voto portare un bello spinello. Bravo! E ce la muoviti! Diamine! Bravissima! Se neanche, lo spinello che c'è neanche con lo spinello, ti calmi! Certo, il cane della narcotici sarebbe lo spinello. Lo spinello è quello tutto... arrotolato che si fuma, lo sa benissimo. Ehi! Ma chi è che si fuma i cani? Ma chi è che si fuma? E bruciano, e se mangia, ma se fumano pure! Ma chi si fuma i cani, signora? Devono essere fumatori accaniti, proprio! Sì. Mamma mia! Sì. Che diamine! Provaci, signora! Anche volendo, come si fa a fumare un cane? Per la coda, suppongo. E sappiccio pomusso. Non lo so. E quello è credibile, il cane non se ne va, non che non lo sta accendendo. Rimane comunque, così. Non litighiamo, dottore. E non litighiamo, nessun signore. Cane è andato ha sbagliato semplicemente il nome. Quello che ha preso non si chiama Spinello, che è nata cosa che sì. Fa mica. Sì, quello si chiama Spinone. Lei, no, quello è il padre, quello che dice lei. Lo Spinona? Sì. E lei che ha preso? Il figlio. O Spinello? Sì. E teneva la mamma. Come si chiamava? Aspina. Sì, l'ho vista. Aspina sarebbe il cane da presa. Bravo, nella presa. Però è un imprenditore. Complimenti. Grazie, signora. Grazie. Ah, ne capisce tanto. Ne capisco. Cioè, mamma mia. Mi piacciono i cani, non è che ne capisco. Perché non ha fatto il veterinario? A fare il medico alle persone, le persone si lamentano, cane non si può lamentare. Ma chi è che si lamenta? Quando cane peggiore, mica può dire che è colpa di Perrella. Ma chi si permette di dire che peggiore è colpa mia? I pazienti sapesse le male lingue, Madonna, dottore. Queste male lingue, tutti che parlano di me in questo paese. Che parlano male. Tutti parlano male. Per fortuna c'è chi parla bene. Ma una volta tanto mi dice che cosa dicono quelli che parlano bene. Io l'ho appena detto. No, che cosa? Che dovrebbe fare il veterinario. Ah, chi sono quelli che parlano bene? Sì. E quelli che parlano male che dicono? Mangegana!